Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a una nuova challenge! Sì! Babbo, ma quale challenge giochiamo? Giorgia, oggi giocheremo a mangiamo solo cibi del colore delle nostre ciabatte! Sì! Ciabatte, ma abbiamo le scarpe? Non boh. Ah sì, le mie sono marroni, poi... Le mie sono multicolore, sono dalle rose... Ciabatte, Tea, ma che ce l'hai le ciabatte? No. Io non ce l'ho. Ma babbo, c'è un piccolo problema. Abbiamo le scarpe, non le ciabatte. È vero, ci abbiamo le scarpe. Come facciamo a giocare? Io in realtà non le voglio neanche togliere le scarpe, perché mi vergogno. Ma poi noi le ciabatte neanche ce le abbiamo. No, infatti. Ma come facciamo a giocare? Dove le prendiamo? Boh. Secondo me Stefano, il mio cugino pazzo, non si vuole togliere le scarpe perché non gli puzzano i piedi. Ragazzi, dai, non vi preoccupate. Io direi di iniziare col primo gioco, così a ognuno di voi sarà assegnato un colore e una ciabatta. Ragazzi, il gioco è molto semplice. Bisogna pescare una pallina. E dentro la pallina troverete il colore delle ciabatte che indosserete. A me piacerebbe tanto indossare le ciabatte blu, speriamo bene. Oh, ma io non sono bravo al gioco della pesca. No, no. Speriamo non mi tocchi il rosa. Spero che il rosa tocchi a me. Uffa, no, io lo voglio il rosa, lo voglio io il rosa. Inizio io. Oh, sì. Questa è perfetta, ecco, no? Ci dovrei essere. Oh, al primo colpo. Più in qua, no, no, più in qua. Brava. Ecco, di qua. Oh, è troppo difficile questo gioco. E vado. Sì, ce l'ho fatta. Sì! Finalmente! L'ho presa! Oh, io sono una frana in questo gioco, però ce l'ho fatta, sì! Sì, ce l'ho fatta, l'ho presa! Sì, l'ho presa! E vai, l'ho presa anch'io! Ora sono curiosa! Vediamo cosa ho pescato... Rosa! Veramente? No, era l'unico che non volevo! Ecco Martina, essendo che pescate il rosa, questa è la tua busta. Dentro troverai le ciabatte di colore rosa e anche un cibo rosa. Tieni. Non è che si può cambiare, vero? No, le regole sono regole. Vediamo chi mi è toccato. No, rosso. Uffa, io speravo nel verde in realtà, che era il colore della speranza. Vabbè. Ecco Stefano, la tua busta. Grazie, salvo. Prego. Devo trovare un posto dove mettere le ciabatte, perché sapete, ho un buco nel calzino e non voglio che gli altri mi vedano. Bene, forse ho trovato. Spero di trovare il mio colore preferito, dai. Spero. Dai, il blu. Ma non mi piace il blu, proprio questo dovevo uscire tra tutti i colori che ci sono, proprio questo. Ecco Giorgio, la tua busta con le ciabatte e il tuo primo cibo. Buona fortuna, ciao! Ciao! Sì, dai, l'arancione, bello, mi piace. Ecco Tea, guarda qui c'è la tua busta con le tue ciabatte e anche per te il primo cibo. Buona fortuna! Grazie. Vediamo ragazzi, che colore mi è toccato. Prego, questa è la tua busta con le tue ciabatte e il tuo primo cibo. Ma non mi fai neanche aprire il biglietto. Ma che ti devo far aprire, no? Sei l'ultima e quindi l'ultimo è giallo. Ciao. Vabbè, bel colore comunque, mi piace. Ok, credo che possa andare bene. Bene, qui non c'è nessuno. Posso mettermi le ciabatte senza problemi. Ok. Ciabatte, perfetto.
Ok, questo lato. Tengo prima questo e poi il calzino bucato. Oh mio Dio, pensavo fosse molto più piccolo il buco. Mi sa che si è allargato nel tempo. Oh, no. Spero che non lo vedano gli altri, perché sennò mi prenderanno in giro. Ok, perfetto. Ah, questo rosa. Sono proprio brutte, non mi stanno neanche bene addosso. Oh, fammi vedere le tue ciabatte, dai, dai, veloce. Che belle. Su, fammi vedere come ti stanno. Che puzza. Giorgio, che c'è? No, no, niente, mi frutta il naso. Allora ragazze, che ne dite? Come vi stanno le mie ciabattine gialle? Bene, sì, dai, che carine. Carine, carine e basta. A me sembrano bellissime. Comunque, cosa aspettate? Dai, indossate tutte le ciabatte. Così iniziamo a giocare. 1 minute later. Però le ciabatte di Martina sono più belle. Ho un'idea. Martina? Sì, Giorgio. Faresti scambio ciabatte per le mie? Ma arrivi come una manna dal cielo. Certo, odio questo colore. Anche il mio fa schifo. Oh, celeste, è bellissimo, è il mio colore preferito. Ah, finalmente sì. Il rosa è il mio colore preferito. Vai, abbiamo fatto un bel affare. Voi ragazzi da casa, vi raccomando, lasciate tanti like e continuate a seguirci per sapere come andrà a finire, chi vincerà questa challenge. Una certa famina, quasi quasi guardo cosa mi hanno messo. Ma è un peperone! Che schifo! No, non lo mangerò un peperone, no, no, mi rifiuto. Però ho fame. Martina, io non so te, ma io inizio ad avere fame. Non ho neanche pranzato. Ecco, pensa un po', vediamo cosa ci hanno messo nella busta. Vediamo un po'. Io ho delle patatine. Io ho una banana, ma è buonissima. Ah, profumano. Però Martina, c'è un pomodoro. Ma le patatine non sono blu però. La confezione è blu, fa finta di niente, non si vede. Vediamo cosa mi ha messo a mangiare. Non siete pronti? Aspetta, se riesco a tirarlo fuori. Oh, il marshmallow! Wow, che belli, ne avevo proprio bisogno. Ho fatto proprio bene a scambiare le mie ciabatte e anche la busta con Martina, perché quelle patatine piccanti proprio... Beh. Che buono questo. Buonissimo. Buono. Avevo una fame. A questo punto ognuno di voi ha indossato la propria ciabatta del proprio colore. Direi di dare inizio alla prima challenge. Scegliete un palloncino, scoppiatelo e se trovate all'interno il colore delle vostre ciabatte avete vinto. La prima challenge è... scoppia il palloncino! Speriamo bene. Io ho paura a scoppiare i palloncini. Non so che palloncino scegliere. Lo so, perché non, io questa volta voglio un cibo buono. Ok, ho deciso. Scoppierò questo qui. Dov'è il palloncino? Oh, eccolo, il bigliettino. Oh no! Di nuovo, ho perso. Oh no, è rosa. Speriamo di prendere quello giusto. Quale prenderò? Questo, questo qui ho deciso. Pura. Sì, azzurro! Quale scelgo? Scoppio questo o scoppio questo? Ho deciso! Secondo me sarà questo quello fortunato. È l'arancione! Ho vinto! Quale scelgo?
Questo. Vabbè, questo qui mi sembra sfortunato. Quindi tra questi due scelgo te o scelgo te? Ce l'ho! Scelgo te! Anzi no, te! Questo qui è quello fortunato. 1 minute later. Ho cambiato idea, scelgo quest'altro. Quindi voi due siete sfortunati. 1, 2, 3. Ma dove è volato? Oh dai, sono curiosa. Il multicolore, ma che serve? Babbo! Babbo! Vieni, babbo, mi senti? Arrivo! Dimmi Giorgia, cosa c'è? Ma che serve questo biglietto? Oh, Giorgia, ma sei stata fortunata! Qui è tipo il biglietto arcobaleno, il biglietto jolly, il biglietto quello fortunato. Tra questi colori c'è il tuo? Sì, il rosa. E allora? Esatto, e allora hai vinto la challenge. Sì, che bello! Posso andare? Sì, proprio bello. Che bello, ho vinto la challenge, sì. Sono rimasti due palloncini. Questo o questo? Vabbè, scelgo questo. Ho paura. Vediamo se ho vinto. Ho vinto! E vai! Avevo proprio fame. Uffa, ma ho perso solo io. Oh. Ecco Stefano, hai perso, ma anche per te c'è qualcosa da mangiare. Ti do un buon ketchup. Anzi, te ne do altri 4, così magari ti passa la fame. Va bene, ciao. Oh, che schifo! Come faccio a mangiare 5 cose di ketchup? Chissà cosa ho vinto. Oh, ecco Giorgia! Hai vinto e quindi per te un bel donuts tutto rosa! Grazie! Buon appetito! Ancora marshmallow! Però questi sono mini! Che buono! Ecco a voi due, te un bel blue cake giallo ovviamente e te un lecca lecca blu. Wow, il lecca lecca. Buon appetito. Grazie. Avevo proprio fame. Ma anch'io, devo solo capire come si apre. Buono. È veramente difficile. Ah, eccolo. A forma di pennello. È buono? Buonissimo, sa di mirtillo. Ha la lingua tutta blu. Uffi, ma io ho vinto. Quando arriva il mio cibo? Arrivando! Tieni il bicchiere e per te che hai vinto un bel succo all'ace, ovviamente arancione. Ciao ciao! Ciao! Buonissimo, sono stata proprio fortunata, ci voleva proprio un bel succo. Non è giusto! Tutti quanti a mangiare cibi buonissimi e io sono qui ancora a stomaco vuoto! Ho una fame, non avete idea! Ah, devo trovare un modo per riempire il mio piccolo stomacchino. Cosa potrei fare? Oh! Ho trovato! Sì? Oh. Pronto pizzeria? Sì, vorrei una pizza. Potreste consegnarla a casa di Salvo e Giorgia? No, niente mozzarella, tutta rossa. Ok? Oh, perfetto, grazie mille, ciao. Sì! Stefano, ti vedo troppo felice. Eppure non hai mangiato niente. Come mai? Beh, non ho fame, non vi preoccupate. Sei sicuro? Assolutamente. Non vuoi un morsino del mio pancake? No, perché questo è giallo. Verrei squalificato immediatamente. Quindi no, no e no. Vabbè, ma Salvo non è nei paraggi, non se ne accorge, dai. Mi dispiace, sono le regole. Ma come vuoi? È così buono questo lecca lecca, te lo offrirei volentieri, ma d'altronde hai perso. Non ci si può fare niente. Hanno suonato. State comodi, voi mangiate che vado ad aprire io. Ma che
sarà? Vediamo chi è. Eppure non c'è nessuno. Qualcuno si sta divertendo al citofono. Non è nessuno, ragazzi. Tranquilli ragazzi, non c'era nessuno alla porta. Per fortuna non l'ha vista. Che buona. Oddio, ho avuto proprio un lampo di genio. Se lo pensate anche voi, lasciate un like e iscrivetevi al canale. No, non vuole nessuno. Ma avevo una fame. Oh mio Dio, è buonissimo. A few moments later. Guarda io quanti ce n'ho. Ma te c'è. Aspetta, ma mi è venuto un flash. Stefano, ma da quando, ma quanto tempo non lo vediamo? Ma dove si è cacciato? Andiamo a chiedere la mamma Cinzia. È vero, andiamo. Ma scusa. No, guarda qui. Oh, chi si vede? Ciao. Che succede? Beh, Stefano, che fine ha fatto? Oh, ma io non l'ho visto. Sapete che è un po' che non lo vedo anch'io. Andiamolo a cercare. È vero. Andiamo, andiamo. No? Se siete d'accordo, diciamolo a Babbo Salvo. Sì, sì, andiamo, sì, sì, andiamo. Subito. Andiamo. Ma Babbo Salvo dov'è? Salvo. 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 Babbo, cosa stai facendo in bagno? Che sto facendo? Sto facendo la cacca! Oh, che mal di pancia! Chi sta facendo la cacca? Arrivo! Sì? Uno non è neanche in bagno può andare. Cosa è successo? Perché sono tutti qui? Non sto capendo niente! Fermatevi! Mi spiegate che cosa volete da me? Babbo, abbiamo visto Stefano che sta mangiando un cibo che te non gli hai dato, cioè che l'ha preso da solo. Sta mangiando un cibo che non gli ho dato io? Sono proprio curioso di vedere che cosa sta mangiando. Venite con me, andiamo. Andiamo. Dov'è Stefano? È là. Peccato! Stai mangiando un cibo che non ti ho dato io, Stefano! Ma questa è una pizza! E io, se mi ricordo bene, non mi sembra di averti dato una pizza! Ma io, vedi, avevo fame, Salvo! E poi è rossa, quindi la posso mangiare, sì! No, non la puoi mangiare, le regole sono regole! Io ti ho dato il ketchup, dovevi mangiare il ketchup, non la pizza! Non è che ognuno si ordina quello che gli fate qui in questo gioco, Le regole le faccio io e tu non dovevi mangiare la pizza! Beh, tecnicamente io non ho barato, perché comunque questa pizza è rossa! Sì, ma non te l'ho data io la pizza! Ragazzi, se siete d'accordo con me, io farei squalificare Stefano perché ha mangiato una cosa che non doveva mangiare! Salvo! Però la pizza è rossa alla fine, è vero! Allora, avete ragione, è rossa, ma comunque ha mangiato una cosa che io non gli ho dato. Fatemi pensare però un pochino. Ho un'idea, Stefano, ditemi se siete d'accordo anche voi. Direi di fargli fare una challenge solo a Stefano. Se la vince può continuare a giocare e magari mangiarsi la sua pizza. Caso contrario, terminerà il gioco. Che dite? Sì, dai, sono d'accordo. Sì, sì, sì. Sono d'accordo anch'io. Per me va bene.
Stefano, ascoltami bene, la challenge è molto semplice. Insomma. Se riuscirai a camminare su questo sentiero di Lego senza cadere e senza fermarti, allora potrai continuare le prossime challenge. Caso contrario, sarai squalificato. Sì, sono pronto. Posso farcela. Però, non lo so, forse mi farò male con il Lego sotto i piedi. Ecco perché questa ciabatta è un po' troppo fine. È come se non ce l'avessi. Oh, speriamo di non farmi troppo male. Ok. Vai Stefano! Vai Stefano, vai, ce la fai! Dai! Sei arrivato quasi in fondo! Sì, ce l'ho fatta! Sì! Ragazzi, io pensavo proprio che non ce la facesse, però sei stato bravo! Complimenti, e quindi ti darò un cibo del tuo colore, buono e anche dolce! Tieni, te lo meriti! Io sono allergico alle fragole! Bro, sei troppo schizzinoso, allora, No. Ragazzi, aprite le orecchie, perché si va con l'ultima challenge, la più difficile, la più bella, ma anche la più artistica. Come vedete, sui tavoli c'è così tanto materiale che vi servirà per decorare la vostra ciabatta. Ovviamente la ciabatta più bella e più particolare vincerà questa challenge! Vediamo, che cosa potrei inventare? Ci sono così tante cose. Io voglio fare una faccia. Guardalo. Io voglio fare una faccia. Però voglio mettere anche dei bei numeri. Ah, sì, io però prima i numeri. Poi. Ah, mi piace proprio, sì. Wow. Metterò proprio un bel 3 qui. Ah, non mi riesce a aprirlo. Eccolo. Da una parte ci metto la C, che è il mio nome, l'iniziale del mio nome. Da una parte la B, che è il cognome, Così so anche qual è la destra e la sinistra, però esattamente uguale anche di quelli di là. Vabbè. Anch'io qui ci metto la ranocchietta, la mettiamo qua. Allora, verrà benissimo. La sto riempiendo, piena di brillantini questa ciabatta. Qui ci voglio mettere un maialino giallo e un gatto. E qui ci metto l'iniziale del nome e qui la R. Ok, perfetto, è bellissima. Io sto decorando quest'altra ciabatta in cui ho attaccato gli occhi e mi piaceva metterci questi, voi che dite? Adesso ci metto questo brillantino, se non mi si appiccica le dita qua, voilà, bellissimo. Sarà la ciabatta migliore la mia, ne sono sicura. Ok, sì, perfetto. Gli occhi sono attaccati. Ora vorrei mettere dei bottoni, ma non sono molto esperto a usare l'ago. Proviamo. Che dolore. Stop! Ragazzi, il tempo è terminato. Adesso non mi resta che guardare e giudicare le vostre ciabatte. Allora, questo è quello di Martina, Giorgia, Stefano. Ma che ci fanno tutti quegli aghi attaccati alle ciabatte? Vedi, zio Salvo, purtroppo qualcosa è andato storto. Tea? Vediamo, mamma Cinzia. Ok, adesso non mi resta che decidere. Ed è anche abbastanza difficile perché comunque, grosso modo, sono tutti belli. Allora, fatemi pensare quale posso scegliere. Ragazzi, ho deciso, la ciabatta più bella, secondo il mio giudizio, è quella di Giorgia! Sì! Ho vinto, Marame, ho vinto, che bello! Le mie erano meglio, però. Anche le mie! Anche le mie! Le mie sono più belle, guarda, c'è una
la faccia. Ecco Giorgia, questo è il tuo premio. Una torta buonissima, tutta rosa, come il colore delle tue ciabatte. È bellissima! Wow! Ma poi è tutta rosa, come hai detto te, è bellissima, l'adoro. Ciao a tutti ragazzi. E oggi, come ogni mattina, dopo essermi svegliata, aver fatto colazione, lavato i denti, vado a saltare sul salterello. Ah. Si salta! È divertentissimo, ragazzi! Giorgia! Giorgia, ma che stai facendo? Ma dai, babbo, non lo vedi? Sì, lo vedo che stai saltando, sì, lo vedo. Ma che cosa ti avevo detto stamattina? La prima cosa che devi fare dopo colazione è fare i compiti delle vacanze scolastiche. E invece che stai facendo? Stai saltando sul salterello. Dai, Giorgia, per favore. La scuola sta quasi per iniziare e tu ancora non hai fatto niente. Ma babbo, dai, fammi divertire un pochino. Dai, babbo, mancano 2 settimane, non ti preoccupare, le finirò. Giorgia, e da quando è finita la scuola che dici sempre la stessa cosa? Li farò, li faccio, li sto facendo e poi non l'ha mai fatti. Manco 2 settimane e la scuola sta iniziando. 5 minuti e dopo vai a fare i compiti, ok? Va bene, babbo, grazie. Dai, a dopo. A dopo. Ragazzi, sono passati 10 minuti, io a Giorgia ancora non l'ho vista. Andiamo a vedere se è ancora sul salterello. Ecco, è ancora lì che sta saltando sul salterello e ancora non fa i compiti. Giorgia, basta, mi hai rotto. Giorgia, sono passati 10 minuti e tu sei ancora qui a saltare. Scendi subito giù. Ma babbo, non è possibile. Non voglio sapere storie, non voglio sapere giustificazioni. Vai subito a fare i compiti, corri. Babbo, ma stanno così ora. A sedere. E ora, dimmi un po'. Vediamo, la matematica l'hai fatta? No. Questo che cos'è? Inglese. Inglese l'hai fatto? No. E italiano? No, babbo, non l'ho fatto. Allora facciamo così, Giorgia. Scegli una materia che ti piace di più e incomincia a fare i compiti, ok? Va bene, babbo, anche se non c'ho tanta voglia, però scelgo matematica. Va bene, inizia e io sto qui a controllarti, va bene? Va bene. Lo squalo aggiunge un pesce a ogni piatto. Quanti pesci ci sono ora? Oh, è difficile. Ma perché ho scelto la matematica? Brava. 9 più 1, questa qui è facile, fa 10. Brava, ma io non capisco. Hai visto che alla fine è facile? Aspetta, aspetta, non sto suonando il cellulare. Oh, una chiamata di lavoro. Facciamo così, Giorgio, te continua. Appena finisco ritorno da te, va bene? Va bene. Ok. Sì, pronto? 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ma dai, questi compiti li faccio, ci riesco a farli in 2 giorni. Vabbè, mi metto a giocare, almeno non mi annoio. Sì? Bene, allora siamo d'accordo. Ci vediamo la prossima settimana. Perfetto, grazie, ciao, 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 ciao. Okay. Giorgia, mi stai facendo i compiti, come sta andando? Oh, buonanotte Zoe. Sì, babbo! Non ti preoccupare, sto facendo i compiti! Va tutto bene! Ragazzi, non è che mi fido più di tanto, è meglio che vado a controllare. Ah, brava, Giorgia, così ci si comporta. Ora sei una bambina brava, ok? Allora, continua a fare queste, finisci tutta la matematica e magari tra un'ora, quando hai finito, puoi andare a giocare sul saltrello, al canestro, bagno, in piscina, fai quello che ti pare. Okay. Ma prima i compiti. Va bene. Bene, a dopo. Ci è mancato un bello che mi scopriva. Ma che gli fai i compiti? Io ora gioco. Ragazzi, vi dico che secondo me un'ora è passata, di sicuro. E ve lo dico, non ho fatto i compiti. Babbo non lo sa, ma lo sapete solo voi. Ah, vero, mi raccomando, non lo scrivete nei commenti, sennò il babbo si arrabbia e faccio una brutta fine. Ma non vi dimenticate di lasciare un bel like e iscrivetevi al canale. Ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra canzone, Avventure in famiglia. Babbo, babbo! Oh, dimmi Giorgia. Ho finito di fare i compiti, posso andare?
andare a giocare fuori? Fatti tutti? Sì. La matematica l'ha fatta tutta? Sì, babbo, ho finito tutto il libro. Ah, perfetto, allora puoi andare a giocare fuori. Sì, ragazzi, ce l'ho fatta. La scuola? E che vorrà la scuola? Vabbè. Pronto? Buongiorno, sono la preside della scuola di sua figlia Giorgia. Ah, buongiorno. Senta, come la posso aiutare? Quest'anno abbiamo cambiato le regole scolastiche. Siccome ogni anno tanti bambini non fanno i compiti delle vacanze, abbiamo deciso di mandare a casa degli alunni alcuni professori a controllare se i bambini hanno fatto i compiti. Ok, non ci sono problemi. Giorgia ha iniziato da qualche giorno a fare i compiti, anche se non è tanto d'accordo, però penso che abbia fatto già una buona metà dei compiti. Ok, quando verrebbe questo professore? In giornata. Ah, perfetto, l'aspettiamo. Arrivederci. Arrivederci. Giorgina, senti un po', ho una bella notizia. Quale notizia, babbo? Sei sicuro, bella o brutta? No, è una notizia bella. Tra un po' arriva un professore a controllare se tu hai fatto i compiti. Perché? Da quando, babbo? Ti spiego. Ha chiamato la preside e dice che quest'anno c'è un regolamento nuovo e stanno mandando tutti gli insegnanti nelle case degli alunni per vedere se hanno fatto i compiti per le vacanze. Ma noi siamo a posto, no, Giorgia? Sì, anche oggi li ho fatti, sì. Ma quando è che verrebbe? Non lo so, Giorgia, di preciso non lo so. Comunque, appena arriva ti chiamo, ok? Sì, va bene, babbo. Ragazzi, sono proprio nei guai. In questi giorni non ho fatto proprio compiti, proprio zero. Devo riuscire a fare più compiti in meno tempo possibile, perché tra poco arriva il maestro e la maestra, no, Mina. Come faccio? E se scopri che non ho fatto i compiti, mi boccia! Cosa faccio? Aiuto! 2, 10, -2, 8. No, non ci posso credere. Ragazzi, avete sentito? Ha suonato il campanello. Questo sarà di sicuro il professore. Arrivo. Professor Mario, buongiorno. Perché lei è qui? Sa, mi ha mandato la scuola. E siccome io vi conosco molto bene rispetto ad altri professori, ho deciso di venire. Giorgia ha già fatto i compiti, vero? Allora, in realtà non è che l'ha finiti tutti. Comunque mancano 20 giorni, quindi penso che li finirà in tempo, no? Che ci vuole? Va bene, allora me la chiami e mi faccio controllare i compiti. Non ci posso credere. Avete visto? C'è il professor Mario! No! Come faccio? Io i compiti ho fatto solamente una pagina e lui vuole controllare tutti i compiti delle vacanze. Mi devo nascondere, così se non mi trovano non mi bocciano, no? Ragazzi, mi devo nascondere. Sì, ma dove mi nascondo? Sotto la scrivania? No, mi troverebbero subito. Qui in questo angolino? No, è troppo pieno di ragni. Rimane una sola opzione, guardate. Dai, Mario. Ok, devo subito andare. Oh, cappero. È pienissimo, mammina. Ok, allora andiamo a finire. Ok, ragazzi, non so se mi vedete. Ma sono qui, mi vedete la mano? Ui. Ok, adesso però... Aia. Aia, cioè, c'avevo una cosa in bocca, cioè una buccia in bocca. Ok, adesso vado giù e sto qui. Giorgia, sei tu poi, è arrivato il professore? Giorgia? Giorgia, ma perché non è qui? Giorgia, dove sei? Giorgia, dai, che c'è il professore che vuole controllare se hai fatto i compiti. Giorgia, ma dove sei? Giorgia?
Allora, come siamo messi? In camera Giorgia non c'è. Forse è fuori che sta giocando. Arrivo subito. Ragazzi, io non riesco a trovare Giorgia. Non lo so che fine ha fatto. Se lo sapete voi, magari scrivetelo nei commenti. Ah, soprattutto, ricordate di lasciare un like e iscrivervi al canale. Ora che faccio? Mi scusi professore, c'è un piccolo problema. Non riesco a trovare Giorgia. Forse si è nascosta per scherzo. Si è nascosta, So io dove si nascondono tutti i bambini. Ah sì? E dove? Ma nell'armadio, lo sanno tutti. Ah, perfetto, allora vado a controllare. Lei mi aspetti qui. Giorgia? Giorgia! Ma allora aveva ragione il professore. Ma che ci fai dentro l'armadio? Esci un po'. Babbo, mi sa che sono nei guai. Perché sei nei guai? Che cosa hai fatto? No, che cosa non ho fatto. E che cosa non avresti fatto? Mamma, non ho fatto i compiti. Sono stata sempre a giocare là con Zoe, a vestire le Barbie, a guardare il telefono, ma non ho fatto i compiti. Ma come, Giorgio, non hai fatto i compiti? Ma, mamma mia, questa è anche colpa mia, perché io ti dovevo sempre sorvegliare quando facevi i compiti. Ma lo sai che ora sei nei guai? Perché se sei maestro Mario non scopre che tu hai fatto i compiti, rischi di non andare in seconda elementare. Ma Giorgia, e se lo sa la mamma, siamo nei guai sia io che tu. Prendi i quaderni e vediamo cosa riusciamo a risolvere. Vieni. Muoviti, Giorgia, muoviti. E speriamo bene, incrocia le dita. Mannaggia a te, Giorgia, non ha fatto i compiti. Professore, c'è un problema. A oggi Giorgia non ha fatto neanche un compito. Ma non è possibile. Mi faccio controllare. Ecco, Giorgia, siamo nei guai. Non è possibile. Ma questo è vuoto. Controlliamo quest'altro, vediamo, dai, qui non è possibile. Ma è completamente... Ma non ci sono lettere, non ci sono parole, non c'è niente. Non è possibile. Nell'ultimo per forza deve esserci qualcosa. Ma è completamente bianco. Ma No, così non va bene. Devo chiamare subito la preside. Sì, pronto? Sì, è la preside? Bene, io sono il professore Mario e sono a casa dell'alunna Giorgia Roccaro. E ho controllato i compiti, sì, e non ha fatto assolutamente niente dei libri. Come mi devo comportare? Ah? Ok. Quindi va assolutamente bocciata? Oh, d'accordo. Grazie, arrivederci. Giorgia, sei nei guai. Giorgia, sei nei guai. Ah, sta arrivando. Bene, ho parlato con la preside e purtroppo la sua decisione è stata quella di bocciarti, Giorgia. Purtroppo dovrei ripetere la prima elementare. Hai sentito, Giorgia? Hai sentito? Bene, adesso vado. Devo controllare i compiti di un'altra bambina. Mi dispiace. Ciao! Sono stata bocciata! Vai, Giorgia, aspetta, vengo anch'io. Dai, vieni qua! Giorgina! Ehi! Vieni qua, vieni, siediti un po', vieni qua. Giorgia, però è vero pure che te la sei cercata. Io ti ho detto fai i compiti. Tu mi dicevi di sì e invece cosa facevi? Giocavi. Questo è il risultato. Ora sei bocciata. Io mi vergognerei a ripresentarmi in prima. Tutti quanti saranno piccoli piccoli e tu sarai grande. Solo perché? Per non aver perso un'ora al giorno di compiti da fare. Giorgia, ma è inutile che piangi. Ormai piangendo non risolvi nulla. Ci dovevi pensare prima. Allora ora avrei voglia di andare in prima elementare perché sei stata bocciata. Giorgia, salutiamo i nostri amici. Dopo ti metto a fare subito i compiti. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa. Ragazzi, abbiate pazienza. Dobbiamo terminare le riprese perché Giorgia si deve mettere a studiare perché è diventata una ciuchina. È stata bocciata. Dai! E dai, Giorgia, il professore ti ha bocciato. Ti ha bocciato. Giorgia, prima di chiudere, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, babbo. Ragazzi, fate sempre i compiti e se ancora non li avete fatti, fateli perché è brutto arrivare a scuola impreparati che non avete fatto i compiti. Ragazzi, vi salutiamo. Se questo video vi è piaciuto lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al nostro canale. E io e Giorgia, triste ovviamente, vi salutiamo con un grande wow! Aspetta qui che hanno suonato a campanello, forse è la mamma. Babbo, tanto io faccio i compiti.
Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvi, all'appello manca la piccola Giorgina perché ancora deve tornare dalla scuola, che arriverà tra pochi minuti col pulmino. Oggi per la Giorgia sarà una giornata fantastica, perché per la prima volta la porterò nella nostra nuova casa. Ah, è vero, dimenticavo, voi ancora non lo sapete, sì, è vero, tra qualche settimana io, Giorgia e la mamma ci trasferiremo in una nuova casa. Ora, come dicevo prima, Giorgia la casa ancora non l'ha vista e quindi oggi per la prima volta prenderò la Giorgina e gli farò vedere la nostra nuova casetta dove andremo a vivere tutti e tre. E ora aspettiamo che arriva. Ah, dimenticavo ragazzi, però, se ancora l'avete fatto, attivate la campanella degli aggiornamenti e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Ecco ragazzi, guardate, Giorgia sta arrivando col pulmino. E Giorgina è dentro col pullman. Guardate, guardate. Guardate chi c'è, la Giorgina. Ciao. Allora Giorgio, ora si va a casa perché ti devo dare una bella notizia. Quale notizia? Te la dico solo quando si arriva a casa. Dai, saliamo in macchina. Ah, finalmente in casa, l'ho cercata. Oh, siamo arrivati. Babbo, però mi dici qual è la sorpresa? Certo Giorgia, oggi ti porto per la prima volta a vedere la nostra nuova casa. Sì, andiamo, ci voglio andare subito, voglio subito scoprire com'è. Dai, sì, ci porterò, ma prima Giorgia devi fare i compiti. Non è giusto però. Invece è giusto, sì. Dai, prendo lo zaino, compiti, e quando hai finito me lo dici che si va via. Va bene. Non è giusto. Ah, finalmente ho finito, posso andare a vedere la casa nuova. Sì, sono così contenta, emozionata. Vado, vado, vado. Sì. Aspetta, hai fatto tutti i compiti? Sicura? Sì. Brava. Allora facciamo così Giorgia, essendo che dobbiamo andare in casa nuova e che dobbiamo cominciare a portare un po' di cose nostre di là, prepara una scatola, ci metti un po' di giocattoli, cose che non ti servono, così cominciamo ad accorciare i tempi. Va bene babbo, vado subito a preparare la scatola piena di giocattoli. Pure sta chitarra. Ecco fatto. La fisarmonica di incanto. Questo qui che è una luce per da discoteca. Che è una luce da discoteca. Ok, direi di aver finito perché tutta l'altra roba la uso. Abbogato! Finito! Attenta! Hai messo tutto quello che non ti serve? Sì, babbo. E allora, io direi di andare. Andiamo nella nostra nuova casa! Vai, cammina, cammina, cammina! Ci sei? Ora se non aprire gli occhi, non aprire gli occhi. Ora ti devi girare, su girati, così non aprire gli occhi. Uno, due, tre, apri! Wow, è bellissimo, che bella! Guarda che c'è. Guarda qui! Guarda che c'è anche la piscina! C'è anche la piscina, quindi... Così, estate, mi divertirò un sacco! Esatto! E adesso Giorgia si va in casa a vedere com'è dentro. Andiamo! Vai Giorgia! È bellissima! Ha visto? Ovviamente ancora ci stanno lavorando, viene in bianchino, però ti faccio vedere Giorgia, guarda, lì c'è il camino, quindi questo inverno a dicembre... Babbo Natale passa dal camino, non attraversa i muri. Non attraverserà più i muri perché nella casa dove abitiamo attualmente non c'è il camino. Qui ci sono i divani e andiamo di là, allora lì dove sono tutti quei colori a terra, vai avanti. Lì invece Giorgia, quella sarà la nostra sala pranzo, ok? Ma guarda, questo è il mondo della mamma. Apri, questa è... la cucina! Questa è la cucina, guardate, ve la faccio vedere. Babbo, guarda che grande questo fuori! Hai visto? È gigante, ci entri anche dall'interno. Vero? E da qui si vede anche fuori. E che cosa si vede Giorgia? La piscina! Ok! Ti piace allora Giorgia? Babbo, ma mi fai vedere la mia camera? No Giorgia, guarda, bisogna andare subito via perché devo fare del lavoro al telefono e al computer. Te la faccio vedere la prossima volta, va bene? No babbo, io la voglio vedere ora la mia camera, non è giusto, dai! Giorgia, ti prometto che ti ci porterò, ma ora dobbiamo andare via. Ah, aspetta, mi stanno chiamando. Dai Giorgia, rispondi al telefono, tu che fai? Vai fuori, prendi la scatola dei giocattoli, la metti dentro, chiudi la porta e mi raggiungi subito in macchina, ok? Veloce! Sì, pronto! Sì, siamo arrivati, dai! Oh, fallo giusto!
Va bene, tanto il babbo non è arrivato, lo vado a prendere veloce. Stiamo arrivando, dai, tempo della strada e arrivo subito, dai. Arrivo, dai. Dopo, appena arrivo a casa, ti mando subito l'email, non ti preoccupare, guarda. Sto partendo adesso da casa. Faccio? Vado a vedere la mia cameretta! Secondo voi dove sarà la mia cameretta? Secondo me là no. Forse sarà su perché ci sono delle scale. Andiamo! Secondo me questa non sarà la mia camera. Dovrebbe essere la camera di mamma e babbo. Almeno credo. Forse questa sarà la mia camera. Tutta bella colorata di rosa. Wow! È bellissima, non vedo l'ora di venirci a dormire. Sì! Qua sotto cosa ci sarà? Wow, ma qui è bellissimo! Wow, mi ha pitturato benissimo. Secondo me l'ha fatto un artista molto bravo. Ma c'è il tiro per guardare il film. No, come al cinema. Ragazzi, ma la cosa l'ho vista tutta. Ora un pochino mi sto annoiando, però che faccio? È vero, c'è il giocattolo che ho portato. Sì. A volte tu senti me, dai. Lo siamo da vista fuori, teniamo tutto dentro di noi. E mi sto diventando un sacco. Sì! Mi diverto un sacco. Sì! Lo sto più nella pelle. Penso alle canzoni, me le ritrovi tu. Chissà Giorgina cosa pensa della casa nuova. Sì, qua, ah, ecco, sono arrivati. Sì, sta qui, ce ti mando subito l'email, va bene? Vai, ciao. Salvo. Dimmi. Ma Giorgio? Come Giorgia? Non è entrata? No, sei entrato te per primo. Mi stai facendo uno scherzo? No, Salvo. No! Non dimenticate la casa nuova! No, Salvo, ma di nuovo te la sei dimenticata? Mi spieghi come hai fatto? Non è possibile, ma dove hai la testa? Dove? Com'è successo? È successo che ero al telefono, gli avevo detto a Giorgia, vai in macchina che sto arrivando. Mi sembrava che ero in macchina, che ero distratto dal cellulare e sono partito. Che ti devo dire? Torno subito a riprenderla. E cavolo, vedi se ti risponde. Ragazzi, sto correndo alla velocità della luce, devo stare anche attento. Ma come ho fatto di nuovo a dimenticarmi la Giorgia in un posto? Ma come ho fatto? Quel cellulare io non lo devo più usare. Ragazzi, è da un'ora che canto, vado su, vado giù. Ma mi sto annoiando e sto iniziando anche ad avere un po' paura. Non c'è nessuno, i divani impacchettati, mi fa un po' paura. Ora che faccio? Salvo babbo. Ora? No! Uffa, non c'è nemmeno internet, perché ancora nella casa non c'è internet. Uffa! Vi giuro ragazzi che quando il babbo mi viene a prendere e mi porta a casa non gli parlo per un mese. Ma come si fa a lasciare una bambina di 6 anni in una casa così gigante e tutta buia? Sono proprio arrabbiata. Amore mio, ma stai bene, amore? No, che non sto bene! Mi hai lasciata in questa casa, di corte! Tutto buio, fuori, buio! Amore,
dispiace, guarda, ero distratto dal telefono, c'era quel cliente che mi insisteva di dire le cose e mi sono distratto. Ma io pensavo tu fossi salito in macchina, ma perché non eri in macchina? Perché mi ero dimenticato lo zaino qua. No, comunque dai, mi fa braccio, scusa, non vuoi dire. Dai, mi perdoni? Ciao a tutti ragazzi! Come sapete a casa nostra abbiamo due animali, uno è il cagnolino Lucio e abbiamo anche un coniglio che avete visto probabilmente in qualche nostro video. Ci siamo accorti però in questi giorni, io e la mamma, che il coniglio è leggermente dimagrito, si comporta in modo strano e soprattutto vediamo che non mangia o comunque mangia pochissimo. Ha 4 anni, quindi comincia a essere un po' grandicello, quindi dobbiamo sorvegliarlo sempre perché sono animali molto delicati e rischiano che se non li controlliamo spesso possono anche morire. Ora prenderemo il coniglio e lo guarderemo perché presumo che abbia qualche problema ai denti, quindi io direi ora di prenderlo e di controllarlo insieme e così vediamo se c'è qualche piccolo problema. E qua Fiore, oppola! E allora guardate, mi sono dimenticato di presentarlo, lui si chiama Fiore. Il problema che abbiamo detto è che non mangia e se non mangia vuol dire che ha qualche problema ai denti o comunque alla bocca. Ora lo controlliamo insieme. Allora Fiore, fermo così. Allora, non so se lo vedete, c'ha un dente sopra l'altro e i denti di sopra, guardate, sono lunghissime. Ok, bravo Fiore. C'è un problema grosso ragazzi, perché se c'hai i denti troppo lunghi non riesce a dare il morso al cibo e questo fa sì che poi dimagrisce e può anche morire. Io non so proprio cosa fare, vediamo se Cinzia mi dà qualche suggerimento. Cinzia, puoi venire per favore? C'è amore? Allora c'è il coniglio che ha un grosso problema, l'hai visto anche te, sì, che non mangia. Allora, l'ho controllato bene, praticamente ha i denti davanti molto molto lunghi, quindi sicuramente non riesce a dare il morso al cibo e quindi non sta mangiando e come vedete è molto molto secco. Quindi che cosa suggerisci te? Senti, io chiamerei subito la veterinaria, immediatamente. Ok, ok. Allora chiamiamo la veterinaria nostra, ok? Speriamo che mi risponde. Sì, buonasera, sì, sono salvo. Sì, c'è... no, non è Lucio che sta male, no, 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 è il coniglio Fiore, se lo ricorda? Ah, ok, bene. Allora, c'è un piccolo problema, non sta mangiando, l'ho controllato e ha i denti davanti molto lunghi. Ah, ok, bisogna venire subito. Ok, ok, sì, ok, allora, oggi alle 4? Vai, perfetto, allora prendo il trasportino e lo portiamo. Ok, a dopo, ciao, grazie, ciao. Niente ragazzi, avete sentito la telefonata, bisogna prendere Fiore e portarlo subito dal veterinario. L'unica cosa ragazzi è che ora c'è la parte più difficile, cioè dirlo a Giorgia, perché dovete sapere che Giorgia è molto molto affezionata a Fiore e quindi spero che la prenda bene. Speriamo bene, dovrebbe arrivare tra 5 minuti e vediamo che reazione avrà. Non sarà affatto facile. Ciao mamma, ciao papà, sono tornata dalla scuola. Ciao Giorgina. Ciao Muzzola. Perché è così triste? Giorgia, ti dobbiamo raccontare una cosa, però dai, non ti preoccupare, però chi la racconta? Racconti te o faccio io? Ci penso io, dai. Vai. Vieni amore, levati i grembiulini. Però mi state facendo paura. Non è così grave, però è una cosa che te lo dobbiamo dire perché ti tocca. Vieni amore, vieni, metti fastidio. Ascolta, Fiore si sente poco bene, amore mio. Come mai sta poco bene? Che c'ha? Che c'ha? Allora, è qualche giorno che mangia meno, parecchio meno, e è un po' dimagrito. E amore mio, gli abbiamo controllato i dentini prima col babbo, certo. E secondo noi ha problemi proprio ai denti, perché si è visto il dentone di sopra troppo troppo lungo, vero Salvo? Sì, sì, sì. Insomma, in poche parole è questa la storia, che dobbiamo portarlo subito dal veterinario perché l'abbiamo chiamata e ci ha detto che se non ci muoviamo a portarlo da lei, il coniglio, essendo che già da qualche giorno che non mangia, potrebbe anche morire. Amore mio, non piangere. Cucciolina, vedrai che si risolve tutto. Amore, lo portiamo subito dalla dottoressa.
mio preferito. Amore, lo so. Se sta poco bene, bisogna portarlo dal dottore. Dai Giorgina, allora non abbiamo detto che sta morendo. Se non lo portiamo dal veterinario potrebbe morire perché non mangia, perché non riesce a mangiare. Siccome l'appuntamento ce l'ha data alle 4 di oggi pomeriggio, quindi fai merenda e si va subito al veterinario e andiamo insieme, così vediamo cosa succede, va bene? Però dai, non essere triste. Però uffa. Lo so, dai, amore, vabbè, è grandicello, è un po' vecchiotto, quindi possono succedere queste cose. Su, fai merenda e si va via, dai. Già, non è finita per fare merenda? No. Dai, bisogna muoversi, eh. Abbiamo l'appuntamento alle 4, mancano 15 minuti. Oh, guarda che... Oh, vai, vai. Dai. Ops. Così farai il viaggio bello, comodo, Fiore. Però già, figlio, ti andrà via. Dai. Ok. Giorgia, finito? Possiamo andare. Andiamo. Vieni Giorgina, apri il cancello e portiamo questo vecchietto dal dottore. Ok, siamo arrivati. Andiamo Giorgia. Siamo arrivati ragazzi, veterinario, Fiore, ci siamo. Si suona. Eccoci qua, ci accomodiamo. Allora, Giorgia, ci sediamo che dovrebbe essere tra un po' il nostro turno. Vediamo se Fiore sta bene. Fiore, ci sei? Ora è un po' impaurita adesso, ragazzi. Giorgia, ma io mi vedo molto preoccupata, Ma lo so, ma guarda, il fatto che siamo dal veterinario, questa è una cosa buona, perché ora ci dirà che cosa dobbiamo fare o se dobbiamo dargli delle medicine, va bene? Sì. Ora, appena ci chiamano, è il turno nostro, ok? Sì. A voi. Oh, tocca a noi, Cinzia, fai così, vacci te perché a me mi fa impressione. Va bene, okay. Sono io coraggiosi, eh. Sì. Andiamo, Fiori. Facci sapere. Nell'attesa che il veterinario controlli Fiore, che noi non possiamo entrare, non possiamo registrare, primo perché mi fa impressione, numero due perché non si può registrare all'interno del laboratorio, vi facciamo vedere un po' di fotografie che ci sono qua di cagnolini, guardate che sono belli, guardate. Hai visto Giorgia? Però babbo, io sono preoccupata e sono triste. Ma vieni qua, vieni. Giorgia, ora penso che tra un po' hanno finito e vediamo cosa c'è da fare, va bene? Sì. Non ti preoccupare che non muore Fiore, va bene? Sì. E voi ragazzi avete un animale a casa? Che animale avete? Si è mai sentito male? Scrivetelo nei commenti! Ragazzi, sono passati più di 20 minuti e ancora la mamma non si vede. Ah, aspetta, hanno aperto le porte! Oh, finalmente! Oh, cosa è successo, Cinzia? Noi siamo preoccupati, No, non lo fate troppo in pensiero, è andato quasi tutto bene. Ok. Però ora andiamo a casa. Che vi racconto dopo cosa ha detto la dottoressa, ok? Va bene, ok, andiamo Giorgia? Sono proprio curioso di sapere cosa gli hanno detto, okay. Andiamo, sì. Allora ragazzi, vi riassumo velocemente cosa ha fatto la dottoressa, la veterinaria a Fiore. Allora, anzitutto ora sta bene. Vi ricordate che Salvo vi ha fatto vedere che aveva i dentoni lunghi lunghi davanti? Ecco, la veterinaria ha preso un bel paio di pinze e zac che gliel'ha tagliati. Mamma, non gli ha fatto male. Ma no amore, per i conigli è come a noi tagliare le unghie, non fa male. Meno male che sei entrata te perché io vomitavo di sicuro. Ma no, povero Fiore, anzi sei stato bravissimo. Poi c'ha un dentino di sotto piccinino che gli dondola, però è vecchietto e un po' ci sta. L'unica cosa che dobbiamo fare per 3 giorni, gli dobbiamo dare una medicina. E come gliela dobbiamo dare questa medicina? Con una siringhetta. Ma da adesso? Dobbiamo. Da adesso? Sì, adesso gliela dobbiamo già. Oh, allora gliela diamo tutti insieme. Ok. Ragazzi, ora vi faccio vedere i denti, quelli di sopra che gli ha tagliati. Vi ricordate che erano molto più lunghi? Guardate adesso. Allora. Ok. Oh, guardate bene. I denti sono molto più corti. Sono belli. Ok, bravo Fiore. Bravo, ora sta Fiore. Molto meglio perché prima non riusciva neanche a chiudere il morso. Giorgia, che brutta questa medicina, però ha un colore veramente brutto. Allora mi dai una mano te Giorgia, io così tengo il coniglio, tu aspira, quanti ha detto? 2 ml. 2 ml di medicina. Ok. Ok, sei? Sì. Vai, aspira.
Brava, basta, basta. Ok, bene. E ora proviamo a dargli la medicina. Ok. Vai, Fiore, ci sei? Vai. Ok. Vai, un altro prova, Fiore. Ok. Bravo, Fiore. Ok, diciamo che è più quello che ha buttato che quello che ha mangiato. Oh! Questa operazione la dobbiamo fare ora per altri 2 giorni. Eh sì. Meno male il problema di Fiore l'abbiamo risolto. Grazie al veterinario. E mi raccomando, ragazzi, se avete degli animali, ogni tanto guardate, dategli un occhio. Se si comportano strani, chiamate subito il veterinario, così gli dà una controllatina. Perché ovviamente loro non parlano e non dicono che stanno male. Vero. Ma vi accorgete solo se si comportano in un modo strano. Ragazzi, anche oggi abbiamo terminato un altro video. Se vi è piaciuto lasciateci tanti like. Se non l'avete fatto, attivate la campanella degli aggiornamenti. E mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale. E noi, come sempre, vi salutiamo con un grande... Wow! Ciao, al prossimo video! Noi siamo Salvo e Giorgia, wow, di video sempre una pioggia, con mamma.